Al secondo posto del box office italiano questa settimana si è piazzato I soliti idioti 3, Il ritorno. Ma soprattutto guardate cosa mi hanno dato come gadget all'ingresso. Questi adesivi con il titolo che sembra un cazzo, ma vi rendete conto? I primi due film non mi erano piaciuti, quindi non avevo aspettative per questo, ma cacchio, non pensavo che potesse essere così tanto brutto. Non ha senso, sono sketch, peraltro con i personaggi sbagliati per quanto mi riguarda, e ci sono dei momenti che mi hanno distrutto l'anima. Il momento comico più alto di questo film sono le palle a penzoloni di Ruggero De Ceglie. Come si fa a pensare una cosa del genere? Brutto, con battute cretine, e che cerca addirittura di muovere una critica sociale talmente blanda e scema che io francamente mi sono vergognato per loro. Non so nemmeno io perché sia andato a guardarlo. Voi la guardavate la serie dei soliti idioti quando andava in onda? Fatemelo sapere con un commento qui sotto.